è accaduto qualcosa di molto normale, nel senso che sono stato praticamente aggredito da una forma di infiammazione alle corde vocali, una classica tracheo, bronchite, come si chiama, faringite, laringite, mettiamocele dentro tutte perché non è la prima volta. E durante le prove che ha fatto quel giorno lì, nel pomeriggio, in serata, alle 7 di sera abbiamo fatto le prove, il sound check, mi sono reso conto che non avrei potuto cantare, perché queste cose uno le avverte, le conosce, mi è già successo in 40 anni 3 volte, e poi ad ognuno prende in una maniera diversa. A me prende che quando mi metto a cantare, prima di cantare non me ne accorgo perché parlo benissimo, dopo comincio a cantare e la voce piano piano se ne va, non sparisce, non la puoi recuperare in nessun modo. Quindi lei ha deciso insomma di annullare l'esibizione. E quindi dopo aver cantato e averci provato fino in fondo, facendomi iniezioni, aerosol, chi più ne ha più ne metta, ci ho voluto provare fino alla fine per portare a casa ovviamente la serata, e quando sono salito con tutta la buona volontà, a metà della prima canzone la voce mi ha detto no. E a quel punto io ho chiesto scusa al pubblico, ho spiegato il motivo, e la prima volta. Poi il comitato è venuto da me e ha detto no, devi spiegarglielo ancora una volta in nostra presenza. Siamo risaliti sul palco insieme al comitato e abbiamo ridetto quello che gli accordi che avevamo preso, e cioè per lo spostamento di questa serata al 15 di agosto a metà cachet, ovviamente per venire incontro al comitato che ha subito un danno non indifferente. E arrivederci e grazie, come si dice in gergo, domani sera nuovo spettacolo. Allora, cosa si sente di aggiungere dopo questa esperienza? Ma guardi, ve l'ho detto prima, non mi aspettavo tutto questo movimento. L'unico pensiero che mi viene in mente è che in questa società che viviamo oggi, fatta di violenza, fatta di cattiveria soprattutto, è un fatto naturale che sia accaduto. E da parte di chi ha scritto, uomo o donna che sia, questa bugia clamorosa, ci può essere stato forse la voglia di essere proprio attaccato, di essere querelato, ciò che accadrà ovviamente, per magari prendere luce in questa giungla che chiaramente abbraccia pure il ramo del giornalismo. Ecco, giusto per far capire, qualcuno ha detto non si è esibito perché aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, ecco, giusto per far capire, insomma, chi ci segue in questo momento e che non ha seguito la polemica, assolutamente no. Io sono astemio, quindi voglio dire, anche questa è un'altra realtà.